Salve, come avete intuito oggi parliamo del clima e lo faccio per rispondere alla domanda di uno studente di quinta elementare di nome Lucian che si scrive con due I, una delle quali è una J. Lucian, dopo aver guardato un mio video, mi chiede qual era il clima sulle Alpi durante il Paleolitico e poi mi domanda perché mai l'uomo primitivo avrebbe deciso di andarci. E io gli rispondo volentieri, proprio a cominciare dalle migrazioni dell'uomo. L'uomo nei suoi spostamenti non faceva altro che inseguire gli animali e quindi il cibo, e andava anche dove era un clima mite che gli permettesse di sopravvivere senza dannarsi l'anima. Seguiva gli animali un po' come facevano fino al secolo scorso gli indiani d'America, coi bisonti, e come gli animali seguiva sempre i corsi d'acqua. Di quanto si spostava l'uomo? Qui Lucian deve fare uno sforzo per capire i tempi del Paleolitico. Guarda, non è facile, ma ci proviamo con un esempio. Se un gruppo di ominidi si spostava di soli 100 metri in un anno, fai conto, prova a calcolare di quanto si spostava nell'arco di 100.000 anni. Perché questi sono i tempi del Paleolitico, mica le mezz'ore o i minuti per aspettare il tram o qualche decennio per inventare centrali elettriche o l'automobile. I tempi del Paleolitico erano un'altra cosa. Se una tribù si spostava di solo 100 metri all'anno, in 100.000 anni senza accorgersi aveva percorso la distanza tra Milano e Pechino, che sono 10.000 chilometri per intenderci. Ma adesso parliamo di clima. Questa che vedete è la Terra e l'animazione mostra che periodicamente la Terra si è raffreddata, dando luogo alle glaciazioni, quando i ghiacciai del Polo si sono estesi fino a raggiungere l'Europa, arrivando a coprire le nostre Alpi. Poi, subito dopo ogni glaciazione, è intervenuto un periodo caldo, poi ancora un'altra glaciazione e così via in modo ciclico in una continua alternanza di cambiamenti climatici. Gli scienziati che non stanno mai con le mani in mano hanno ricostruito l'andamento del clima sulla Terra e lo hanno rappresentato in questo grafico che adesso vi mostro. Qui vedete rappresentato l'andamento della temperatura media sulla Terra da un milione di anni fa fino ad oggi. Come vedete è fatto di alti e bassi, i punti bassi che vi indico con i cerchi blu rappresentano le glaciazioni. In alto a destra, come vedete, ho segnato la temperatura odierna e poi con una linea tratteggiata l'ho sovrapposta ai periodi precedenti per farvi vedere che rispetto ad oggi le temperature a volte sono state più basse ma altre volte addirittura più alte. Quando sono state più alte? Esattamente in due periodi che ho marcato, 130.000 anni fa e 400.000 anni fa. E se questa è la Valle d'Aosta così come si presenta oggi, immaginatela adesso con una temperatura più alta. Era sicuramente ancora più vivibile. Prova ne sia che, oltre ai miei reperti di Semon, altri reperti del Paleolitico sono stati ritrovati sopra Saint-Vincent una trentina di anni fa e ve li sto mostrando in questa immagine che trovate tra l'altro sul sito valdostano Andar per Sassi. Come pure sono stati ritrovati nella vicina Svizzera. Solo che loro, gli svizzeri, sono stati molto lesti a intestarsi una specie, il Neanderthal di montagna o Neanderthal svizzero. Come sapete, la Terra, come questo mandarino che è la mia merenda, ruota intorno ad un asse, che non è verticale ma è obliquo. Bene, questa obliquità può variare. Poi la Terra compie un'orbita intorno al Sole. E voi direte circolare, è sbagliato, è variabile. Da circolare può diventare ellittica e poi ritornare circolare. E per finire, ciliegina sulla torta, la Terra ruota su se stessa come una trottola ubriaca, in questo modo per intenderci.
L'asse di rotazione terrestre che si abbassa, come l'orbita intorno al Sole che si allunga, come pure l'effetto trottola che le fa fare una serie di inchini, fanno sì che la Terra riceva o più o meno irradiazione solare e quindi o più o meno calore. E qui li possiamo vedere in questa animazione. Quando l'asse terrestre si abbassa, l'emisfero nord, che è il nostro, riceve più calore. Quando l'orbita intorno al Sole si allunga, la Terra riceve meno calore. Anche l'effetto trottola, il quale è dovuto al fatto che la Terra è schiacciata ai poli e risente in modo anomalo dell'attrazione del Sole e della Luna. Anche lui altera l'inclinazione dei raggi solari. Queste scoperte le dobbiamo al geofisico Milankovitch che vedete in questa foto. Cosa ha scoperto Milankovitch? Ha scoperto che ognuna delle tre anomalie aveva un suo andamento ciclico, cioè si ripeteva a intervalli quasi regolari, ma diversi dagli altri. Ed eccoli qui, i cicli di ogni anomalia, diversi l'uno dall'altro. I tre andamenti ciclici avevano però dei momenti in cui i loro effetti si sommavano. Ad esempio, quando l'orbita della Terra intorno al Sole si allunga e contemporaneamente l'asse di rotazione si raddrizza, ecco che si sommano due cause di raffreddamento della Terra. Così, sovrapponendo la curva delle coincidenze, chiamiamola così, Milankovitch ha scoperto che la curva dei cicli anomali era tutt'uno con le variazioni della temperatura terrestre. I cambiamenti climatici hanno dunque una causa strutturale che l'uomo non potrà mai cambiare e poi hanno anche una causa umana determinata dall'uso che l'uomo fa del pianeta. Se brucia le foreste, se brucia i combustibili fossili, se immette nell'atmosfera miliardi di tonnellate di anidride carbonica, è ovvio che provoca delle alterazioni climatiche, le quali non c'entrano niente con le curve di Milankovitch, però ne possono peggiorare molto gli effetti. Ad esempio, se a un ciclo già astronomicamente caldo ci aggiungiamo anche l'effetto serra causato da noi, beh, siamo fregati. La Terra si desertifica e l'umanità schiatta. Ma tu sei giovane e intraprendente, Lucian, e sono convinto che insieme a Greta Thunberg, di certo, risolverete il problema.